Ciao a tutti ragazzuoli, oggi devo provare a sostituire il display di questo iPhone XR di colore bianco in quanto è scheggiato nella parte inferiore. Ho già portato dei video del genere, anzi ho portato per esattamente due video per quanto riguarda l'iPhone XR, uno per quanto riguarda la programmazione di questo display e l'altro per quanto riguarda la trasformazione in iPhone 13 Pro. Vi lascio il link in descrizione di quei video e andiamo subito a vedere come fare a sostituire il display di questo iPhone XR. Ok, iniziamo svitando le due viti che si trovano qui nella parte inferiore. Uno e uno, due. Quindi una volta tolte le due viti che si trovano qui, dobbiamo iniziare a scollare gradualmente il display. Per sollevarlo bisogna utilizzare delle ventose e aiutarsi poi con degli strumenti in plastica. Perfetto, una volta aver svitato le viti possiamo procedere a riscaldare la parte in modo che la colla diventa meno aderente e successivamente con una ventosa lo solleviamo. Quindi proviamo subito. Quindi a questo punto non rimane che prendere il tool, inserirlo qua, ok, e gradualmente scollare il display. Perfetto. Perfetto, questa è la parte dove è rotta, quindi bisogna fare un po' più di attenzione perché potrebbe saltare il vetro. Ok. Andiamo a usare l'altro tool. Ok, ok. Bisogna fare attenzione che ci sono i flat nella parte interna. Ok, perfetto. E questo è il nostro iPhone XR smontato. Adesso bisogna smontare il Face ID con il touch e il display e poi sostituire questa parte e trasferirla nel nuovo display. Però prima di fare il trasferimento della parte del Face ID bisogna testare che il nuovo display funzioni perfettamente e successivamente programmarlo. Quindi un passo alla volta iniziamo a smontare tutta questa parte qui. Perfetto, questa parte è tolta. Disconnettiamo la batteria, quindi svitiamo anche questo. Ok, il flat della batteria è questo qui. Ok, batteria disconnessa, così evitiamo di creare dei potenziali corti. Adesso smontiamo il Face ID da questa parte qui, nella parte superiore. Quindi togliamo le protezioni. Thank you.
Ok, questo lo mettiamo da questa parte, togliamo. Perfetto, in questo caso andiamo a togliere il Face ID, dopo OK, perfetto. Quindi momentaneamente questo non ci serve. Adesso prendiamo il display nuovo, con questo modello nuovo questo, e ci accertiamo che si accende e funziona tutto. Questo lo mettiamo qui. Quindi colleghiamo soltanto il display e il touch. Ok, adesso accendiamo per capire se funziona tutto in maniera perfetta. Ah, dobbiamo collegare la batteria. Ok, batteria collegata. Ok, si accende. Ok, il touch sembra che risponde. Perfetto. Perfetto, una volta aver capito che il touch funziona, possiamo benissimo togliere il tutto. Quindi adesso prendiamo questo e lo disconnettiamo. Disconnettiamo anche questo, perfetto. Adesso programmiamo il display, quindi andiamo a collegare la parte del display . Ok, a questo punto possiamo accendere. Ha letto il codice OK, quindi leggi. Perfetto. Togliamo questo qui. Gli diciamo adesso di scrivere il nuovo. Perfetto, quindi abbiamo copiato i codici, adesso non ci rimane che testare nuovamente che tutto funziona e poi trasferire il tutto. Quindi ricolleghiamo tutto qui, togliamo la batteria, accendiamo l'iPhone. Perfetto. Display funziona, va bene, abbiamo sbagliato il codice, non fa nulla, possiamo spegnere il tutto. Spegni. Ok, disconnettiamo sempre la batteria perché dopo dobbiamo rimontare tutto, quindi deve essere disconnessa. Quindi adesso togliamo la pellicola da questa parte qui. Ottimo, prendiamo il display vecchio, OK, e bisogna smontare tutta questa sezione qui per montarla da quella parte, quindi per il momento questo qui non ci serve, lo mettiamo qui. Quindi iniziamo a smontare il display, ok, cacciavite, non ho bisogno di questo. Bisogna stare attenti anche con il Face ID perché è molto delicato. Ok.
Perfetto, anche questa vite è stata tolta. Andiamo a sollevare questo qui. Perfetto. Togliamo questa protezione. Ottimo. Ok. Quindi adesso bisogna sollevare piano piano, gradualmente, tutta questa sezione qui. Ok. Ok. Ok, quindi questo è stato smontato, è tutto intero. Adesso bisogna trasferire tutto qua sopra. Quindi mettiamo tutto in posizione. Adesso prendiamo questo qui e lo dobbiamo incastrare qua dentro. Perfetto, ottimo. E adesso possiamo avvitare di nuovo tutto. Ok, perfetto, a questo punto non ci rimane che riassemblare il tutto, quindi prendiamo il nuovo display, quindi quello tutto assemblato, e iniziamo a fare tutta la procedura. Iniziamo mettendo il flat per quanto riguarda il Face ID. Prima di collegare la batteria mettiamo un pochettino qui i blocchi, così siamo sicuri che aderisce tutto per bene. Allora, per quanto riguarda i blocchi, abbiamo questo, vediamo un attimino. Ok, il primo, ok, il secondo, andiamo a mettere la terza vite,
ottimo, e completiamo con la quarta. Ok, quindi quella parte è stata fissata, adesso andiamo a mettere questa qui. Ok. Adesso non ci rimane che collegare la batteria OK, inserire questa protezione. Per inserire questa dobbiamo fare così. Vediamo un attimino. Ok. Ok. E infine la terza. Perfetto. A questo punto non ci rimane che chiudere tutto. Quindi questo lo possiamo togliere. Ok, chiudiamo tutto. Ok, perfetto. Quindi a questo punto possiamo... possiamo chiuderlo. Fuori uno. E via col secondo. Adesso non ci rimane che accendere e testare il funzionamento. Ok. Ok, mettiamo il codice. Perfetto, come possiamo vedere si è sbloccato. Per il momento la SIM non ci importa. Quello che dobbiamo andare a controllare adesso invece è il funzionamento del TrueTone. Per controllare il TrueTone possiamo tenere premuto qui, come possiamo notare la funzione TrueTone, come possiamo notare qui è attiva, si può attivare o disattivare, quindi è stato programmato correttamente. Perfetto ragazzuoli, la riparazione è avvenuta con successo, la programmazione del display è stata effettuata, quindi il TrueTone come abbiamo visto funziona perfettamente. E nulla, questa volta è stato molto più semplice perché ho dovuto sostituire soltanto il display, a differenza della volta precedente ho dovuto praticamente smontare tutto l'iPhone per riassemblare una scocca dell'iPhone 13. E nulla, per questo video è tutto, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!